Appuntamenti diocesani e non hanno occupato l'agenda della settimana appena trascorsa. Le nostre telecamere hanno seguito la presentazione dei restauri del Duomo, l'ultima delle giornate agricole modenesi e immancabilmente la festa dei Cresimandi. Ma prima la parola a Don Gianni. Buonasera. La Quaresima è veramente lo spazio in cui ci è dato di riflettere con attenzione al nostro vivere umano e cristiano. Ci provocano i momenti di preghiera, soprattutto le celebrazioni della domenica, con una vasta proposta di testi dall'Antico e dal Nuovo Testamento, ma anche gli impegni di solidarietà. Nella mia parrocchia, un piccolo esempio, ma ogni domenica si raccolgono generi alimentari, pasta, zucchero, tonno, eccetera, e ci aiutano anche a riflettere sulle tante necessità materiali e spirituali delle persone in mezzo a cui viviamo. Ci sono poi tanti incontri di proposta cristiana, per i giovani, i martedì del Vescovo, le letture del libro della Genesi, gli incontri con testimoni qualificati. In questi giorni Enzo Bianchi, Monsignor Pompili, Riccardo Tonelli. Tutto questo mentre scorre la vita di tutti i giorni con eventi che sono vere provocazioni, dalle stragi in Siria alla morte improvvisa di Lucio Dalla con i suoi funerali e la manifestazione della sua fede robusta. Vivendo, approfondendo, ascoltando, nascono tanti interrogativi, si scontrano dentro di noi tante diverse proposte. A volte, se non siamo superficiali, ci si scombinano le idee, siamo frastornati, siamo tentati da un quieto vivere. È forse il caso di tirare i remi in barca? Dobbiamo rinunciare alla ricerca della verità? Dobbiamo ritirarci dal confronto? Viene in mente una parola antica, saggia: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Enzo Bianchi su Jesus, in un articolo per tanti versi preoccupato e preoccupante, con un titolo significativo: Maledetto l'uomo che confida nell'uomo anche nella Chiesa, conclude: occorre ascoltare di nuovo la parola di Dio, ascoltare il magistero silenzioso dei cristiani quotidiani e ancora resistere al diavolo, il divisore, combattendo la buona battaglia della fede ogni giorno, confidando solo in Gesù il Signore. Buonasera. Si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza sui restauri recentemente effettuati sulle lastre di Viligelmo del Duomo di Modena. Le moderne tecnologie di cui si è avvalso l'intervento hanno portato a scoperte davvero interessanti. Ce ne parla la direttrice regionale dei beni culturali dell'Emilia-Romagna. Siamo con Carla Di Francesco, direttore regionale dei beni culturali per l'Emilia-Romagna. Che cosa presentiamo oggi in Arcivescovado e anche il valore appunto della conservazione in luce anche a queste scoperte? Presentiamo un importante restauro che è quello della facciata del Duomo, che ha riservato momenti davvero emozionanti di scoperta che ci saranno appunto spiegati dai protagonisti di questa piccola avventura, ma soprattutto presentiamo una prima tappa importante del programma di conservazione di tutto il Duomo, in particolare dei paramenti lapidei degli esterni. Sembra piccola cosa, però un paramento lapideo come quello del Duomo è di per sé estremamente importante, perché ha parti di superfici che sono superfici lisce in pietra,
parti scolpite e scolpite da un autore come è Billy Gelmo, a cui insomma insieme a Lanfranco si deve effettivamente l'identità stessa del Duomo di Modena. Quindi è una tappa assolutamente importante che ci porterà poi negli anni prossimi a concludere anche tutto il programma che insieme a noi del Ministero e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena abbiamo varato per la conservazione e lo studio dell'intero Duomo dal punto di vista architettonico. In questo dobbiamo pensare che il Duomo non è soltanto paramenti, lapide e scultura, ma è un'architettura straordinaria, il caposaldo del romanico in Italia, e è un tema davvero particolare, particolarmente importante per una storia stratificata di più di 1000 anni che ci restituisce conoscenze assolutamente ad oggi inedite. Mario Catania, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stato l'ospite d'onore dell'ultima delle giornate agricole modenesi organizzate da Confagricoltura di Modena. Tema della giornata, la riforma della politica agricola comunitaria verso 2020. Siamo con Eugenio Bergamaschi, presidente provinciale di Confagricoltura Modena. Questo convegno molto importante, c'è anche il ministro per le politiche agricole, possiamo parlare un po' di IMU e dirgli quello che non va di questa nuova tassa. Ma ritengo che il ministro Catania conosca perfettamente qual è la situazione dell'IMU e quale sarà la situazione soprattutto delle imprese agricole con questa nuova tassazione, però se per caso se lo fosse dimenticato io di sicuro glielo rammento, perché è una preoccupazione molto forte, non è solo una preoccupazione mia come presidente di Confagricoltura a Modena, ma è una preoccupazione molto forte per tutto il mondo agricolo nazionale. Come abbiamo più volte ribadito in diverse sedi, è una tassazione che va a incidere pesantemente sul mondo agricolo. Si è stimato che addirittura per molte aziende questa nuova IMU, che sostituisce la vecchia ICI, andrà a incombere con un aumento dell'attuale pressione fiscale oltre il 300-400%. Quindi molte aziende agricole saranno messe a rischio, molte dovranno purtroppo chiudere perché non riusciranno a far fronte a questa pressione fiscale. Noi oggi ricorderemo senz'altro al Ministro che non ci può essere sviluppo per il nostro Paese se non c'è agricoltura. L'agricoltura è fondamentale per l'economia del nostro Paese. Il futuro dell'agricoltura è un futuro promettente in cui ci sarà sempre più bisogno di agricoltura nei tanti modi in cui questa attività viene declinata. Purtroppo questo non si riflette sui redditi delle imprese agricole, perché dobbiamo lavorare per avere un'agricoltura più competitiva. È ora di cambiare marcia, è ora di cambiare passo, di puntare sull'agricoltura delle imprese, sull'agricoltura che crea occupazione, che dà lavoro, che crea ricchezza. In questo senso deve andare alla riforma della politica agricola comunitaria, che ad oggi invece è una riforma che costruisce il futuro guardando al passato. Dobbiamo convincere i nostri partner europei che il problema dell'agricoltura non è un problema degli agricoltori, ma dell'intera Europa e in particolare dell'Italia, che è un grande paese agricolo. Beh, gli agricoltori fanno benissimo a scendere in piazza per difendere il Made in Italy, io sono con loro perché è una partita importante, la difesa del Made in Italy vuol dire difendere un patrimonio storico, culturale, ambientale e soprattutto economico del nostro Paese. È una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme. E noi dobbiamo far capire a Bruxelles che bisogna erogare i sostegni in base anche alla qualità di quello che si produce e non solo in base alle superfici agricole di ciascun Paese. Il nostro è un Paese che ha poche superfici agricole, ma produce moltissimo in termini di valore e in termini di qualità. Ed è giusto che tutto questo sia remunerato, che i nostri agricoltori abbiano quello che meritano. 5.000 ragazzi provenienti da ogni parte della diocesi, il nostro arcivescovo Monsignor Antonio Lanfranchi e il Palazzetto dello Sport. Questi gli ingredienti del grande evento che si è tenuto lo scorso sabato. Il Pala Casa Modena Gremito ha infatti ospitato la festa dei Cresimandi. Siamo con Don Ivo Seghedoni, qual è il programma di questa giornata e quanti ragazzi stanno arrivando? Allora, il programma della giornata è un grande spettacolo nel quale vogliamo dare ai ragazzi un messaggio.
e il messaggio è che vivere nella chiesa può essere per loro motivo di festa e dopo la cresima si tratta di continuare un cammino con la comunità. Attendiamo circa 5.000 persone tra ragazzi, catechisti e genitori per una manifestazione che ormai è diventata tradizionale nella nostra diocesi e nella nostra provincia. In una prima parte i ragazzi partecipano a un concorso, diciamo, nel quale devono combattere per decidere qual è l'oggetto che dà oggi la felicità. E allora c'è chi fa il tifo per il cellulare, chi per il computer, insomma per le cose che riempiono di attese e desiderio la vita dei ragazzi. PC, PC, PC! E poi in un secondo momento un grande clown interromperà questa, diciamo, questa gara e a questo punto introdurrà la lettura del Vangelo e il Vescovo darà un messaggio ai ragazzi, perché appunto il Vescovo non può materialmente incontrare tutti i ragazzi nella celebrazione della Cresima e quindi questa è l'occasione perché lui possa dare un messaggio a loro e alla fine la festa si svolge con un piccolo colpo di scena, insomma, che coinvolge tutti ed è un modo così per dare appunto questo messaggio, cioè che con il sacramento della Cresima inizia un'avventura nuova. Monsignor Lanfranchi, qual è il messaggio che darà ai giovani qui del palazzetto oggi? Ma il messaggio vuole essere un messaggio di gioia, un messaggio di felicità. C'è una consonanza grande tra ragazzi e felicità. Una felicità che non si può raggiungere, o meglio, una domanda di felicità che non può essere esaudita semplicemente nelle cose che si possiedono. Questo sarà un po' tutto l'iter che percorreranno attraverso i canti, i balli, eccetera, ma che nasce dal più profondo, che nasce dallo sperimentare la bellezza del vivere, la bontà della vita, il dono grande che non va sprecato, ma che deve vedere i ragazzi responsabili, un dono però che possono esprimere responsabilità non da soli, ma con l'aiuto dello Spirito Santo che verrà comunicato proprio nella Cresima. E quindi in questo cammino di vita devono sperimentare proprio la presenza di Gesù, una presenza molto concreta, la presenza di una comunità e di tanti educatori. Ecco, questo è un po' il messaggio che vorrei comunicare. Dopo la pubblicità, Luca e Don Marco, rimanete con noi. Bentornati allo spazio degli appuntamenti promossi dai vari uffici diocesani. Il primo appuntamento è una celebrazione eucaristica che si terrà lunedì 19 marzo alle ore 9 in Sant'Agostino. Monsignor Antonio Lanfranchi presiederà la messa in memoria di Marco Biagi, il jus laborista bolognese ucciso nel 2002 dalle nuove Brigate Rosse e al quale è stata intitolata la Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dove era professore ordinario dal 1987. Secondo appuntamento, martedì 20 marzo alle ore 18 al Centro Famiglia di Nazareth, nuovo incontro del percorso Credo la Vita Eterna, dedicato a coloro che hanno perso un figlio o una persona cara. Sempre martedì alle ore 21, nella chiesa di Sant'Antonio Cittadella, quarta tappa del ciclo di Quaresima dei Martedì del Vescovo, intitolato Scriverò la mia alleanza sul vostro cuore. Questo quarto incontro dei giovani con Monsignor Lanfranchi avrà come tema Il Signore mandò i suoi messaggeri, porterà la sua testimonianza il missionario comboniano Frater Alberto Degan.
Giovedì 22 marzo alle ore 21, Centro Famiglia di Nazareth, si ritrova il gruppo Sulla misura del cuore del Signore, un nuovo incontro per il gruppo di riflessione dedicato a separati, divorziati e risposati. Chiudiamo con alcune anticipazioni, una in particolare: sabato 24 e domenica 25 marzo alle Piane, esercizi spirituali per sposi e famiglie. In particolare domenica 25 marzo in mattinata Monsignor Lanfranchi presiederà la celebrazione eucaristica e guiderà la riflessione al corso degli esercizi per gli sposi. Chiudiamo con questa anticipazione, come di consueto vi ringrazio per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata. Bentrovati amici, iniziamo insieme lo sfoglio di questo numero di Nostro Tempo che porta la data di domenica 18 marzo. Nella prima pagina la grande foto centrale è dedicata alla festa dei Crisimandi che si è svolta al Palapanini sabato scorso. C'è stato anche un servizio di questo numero intorno alla ghirlandina. Il titolo di Nostro Tempo è Gesù ci guarda e sorride. La festa dei Crisimandi al Palapanini, il Vescovo Antonio con 5.000 persone per un vero momento di chiesa e di gioia. E le due pagine centrali sono proprio dedicate a questo avvenimento. Poi tre richiami alle pagine interne. Prima il tema del carcere, padri e figli tra la cella e il mondo, la festa del papà che si vedrà lunedì 19 marzo per i detenuti del Sant'Anna e i loro figli. Poi l'arte in città, la facciata del Duomo torna a risplendere, presentati i restauri del Protiro e dei rilievi del Viligema. Anche qui c'è stato un servizio di questa puntata. Associazioni, IMU, Chiesa ed esenzioni. Giuristi cattolici e Centro Sportivo Italiano propongono un incontro su questo tema. L'editoriale Il Punto, al titolo Sotto il cofano giallo, è dedicato all'apertura del Museo Casa Natale Enzo Ferrari. Iniziamo solo dalle pagine interne. Il primo è un'intervista fatta da un giornalista di Nostro Tempo al Pubblico Ministero Lucia Musti, che parla delle infiltrazioni mafiose a Modena e del suo lavoro quotidiano. Una sua frase è: non sono credente, dice, ma forse la fede aiuterebbe. Il titolo dell'articolo è Quello che doveva succedere. Poi troviamo, legata al tema del gioco d'azzardo, una proposta, tre puntini azzardata, a Vicenza un'ordinanza comunale vieta sale per il gioco d'azzardo a meno di 500 metri dai luoghi frequentati da giovani. Perché non imitarla a Modena? Un interrogativo che poi è il Nostro Tempo per aprire anche questa riflessione. Poi tra le iniziative c'è stata quella di domenica 11 marzo nella parrocchia di San Pio X, oltre 600 persone sono state presenti all'incontro con Enzo Bianchi, il priore della comunità di Bose, ha commentato il brano dell'adultera nel Vangelo di Giovanni. Il titolo dell'articolo è Neanche io ti condanno. Proseguendo andiamo a vedere insieme le pagine dedicate ai vari vicariati della nostra diocesi. Partiamo da quello della città. È una proposta che è l'ultimo incontro per adulti organizzato dal vicariato Crocetta San Lazzaro che si terrà il 20 marzo prossimo alle ore 21. Quale feste e quale lavoro in tempo di crisi? Saranno il professor Marco Cattini e il professor Stefano Zamani. Poi andiamo a vedere insieme il vicariato della Pedemontana e ci viene detto il bene fatto bene. Questo è il titolo dell'articolo con anche una foto centrale. Un fine settimana all'Arsenale della Pace di Torino, vissuto dai ragazzi delle medie e delle superiori e i loro locatori della parrocchia di Formicina. E reso conto di questa iniziativa. L'Appennino ci viene detto che ormai entra nel vivo la preparazione della Via Crucis. A Frassinoro ci saranno alcune novità in questa edizione per sottolineare maggiormente il raccoglimento e la preghiera. Infine vediamo insieme che a Vignola, presso la casa Frate Leone, vi saranno due incontri aperti a tutti sul rapporto tra liturgia e spazio architettonico. Il titolo dell'articolo è Tra spazio e rito. Grazie e arrivederci. Anche per oggi è tutto. Intorno alla ghirlandina vi dà appuntamento giovedì alle 21, in replica domenica alle 8, sempre sul canale 10 di Antenna 1. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.